rivoluzione di gennaio, almeno sulla carta, innesti importanti, centrocampo profondamente rinnovato. Ora la parola al campo, giudice insindacabile. Il Pescara in fondo alla classifica, situazione tuttavia rimediabile, a patto che si torni a fare punti. Primo ostacolo, post mercato, la regina dell'ex Marco Baroni, di fatto uno scontro diretto. L'obiettivo è vincere, senza tuttavia rischiare di perdere. Un eventuale ulteriore KO sarebbe infatti devastante. Quello sempre, e a maggiore ragione questo devi ancora di più provarla a vincere, però logicamente che poi l'equilibrio è una componente fondamentale. Squadre che vanno all'arrembaggio rischiano. Noi dobbiamo fare la partita giusta con la grande determinazione, che non vuol dire essere sbilanciati. Credo che questo segnale dato dalla società sia subito molto chiaro. Adesso sta a noi, sta a me e sta ai ragazzi, perché il mantenimento della categoria è una cosa fondamentale. La mia filosofia è di dire che sono responsabile sempre, di sentirmi responsabile, però preferisco sentirmi responsabile con un gruppo che sarà forzato rispetto che con uno, quindi non la vedo come un problema, la vedo come, poi logico, devo fare risultati e devo sbagliare il meno possibile. Roberto Breda è un ex, nel 2007 ha cominciato il percorso da allenatore nella primavera della regina, poi promosso in prima squadra in sostituzione di Ivo Iaconi, febbraio 2010, salvezza in B e ritorno a Reggio Calabria nella stagione 2011-2012. Esonerato, richiamato il luogo di Gregucci e decimo posto finale. Out Sorensen, altresì ai margini Galano, Memusciai, Fernandez, Vokic e Capone. Dopo la squalifica di 3 giornate torna a disposizione Scognamiglio. La conferma del modulo adottato sul campo del Chievo appare scontata, 4-3-2-1. Rispetto alla sfida del Bentegodi, ben 2 ma sostanziali novità. In difesa Mirko Drudi, assente da oltre 3 mesi causa infortunio al ginocchio, ma soprattutto il debutto di De Sena, centrocampo nel triangolo completato da Valdifiori e da Rigoni, ex al pari di Fiorillo. Per contro la regina, 2 pareggi nelle ultime 4 gare, non vince dal 30 dicembre, 1-0 con la Cremonese. L'ex Baroni è subentrato a Toscano, 9 punti in 8 partite. Come il Pescara, anche gli Amaranto a gennaio hanno cambiato tanto, ben 11 le operazioni in entrata a fronte di 5 uscite. Indisponibili Rivas e Scitum. Al rientro dalla squalifica, Crissetti già dichiara 4-2-3-1 il sistema di gioco, il probabile 11. Uno dei volti nuovi, Nicolas, ex Lanciano Trepali, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, e dichiara in difesa. Crissetti, Crimi, tandem di mediani, esterni di centrocampo il fantasista Edera e Jeremy Menes, ex Roma, Milan e Paris Saint-Germain. Davanti Foloruncio, a ridosso di Montalto, Baroni. Noi abbiamo in campo dei giocatori e dobbiamo pensare a fare quello che abbiamo sempre fatto, cercare di imporre il nostro gioco. Sappiamo benissimo delle difficoltà della partita. Noi da questo punto di vista ci esalta ancora di più. Non dobbiamo temere, dobbiamo avere rispetto di un avversario, secondo me, forte, che ha comunque nell'organico giocatori importanti, si è ulteriormente rinforzato, ma molto passa dalla nostra prestazione e che non dobbiamo assolutamente sbagliare. Pescara e Regina tornano ad affrontarsi all'Adriatico dopo 7 anni, ultima sfida il 29 marzo 2014, 2-2. Nelle immagini, 14 aprile 1990, allenatore Reia, pari e patta con un gran destro, Maranzano, incenerisce Zinetti, quindi l'abruzzese Paciocco, centravanti Amaranto, provoca il rigore, fallo su Giacomo Di Cara, penalty trasformato da Pasquale Traini. Stagione successiva, 16 settembre 1990, seconda giornata di B, il Pescara di Carlo Mazzone prevale 1-0. Da Bivi a Ferretti il sinistro, deviato da Bernazzani, spiazza Rosin. 16 febbraio 1996, biancazzurri di Delio Rossi travolgono la regina di Vincenzo Guerini. Sugli scudi Federico Giampaolo, al secolo Re Federico. Doppietta da incorniciare, tris di Michele Gelsi, che con un destro dei suoi butta giù la porta Amaranto. La regina di Maciste Bulchi fa piangere il popolo biancazzurro il 30 maggio 1999. Il ricordo più amaro, l'11 di Gigi Decagno perde in casa, in chiave promozione è un KO rovinoso. Con mezzo tiro in porta i calabresi vincono 2-0.
Gelsi fallisce dal dischetto. Clamoroso autogol di Yuri Cannarsa e 2-0 firmato da Davide Possanzini. Sarebbe bastato un pareggio. Inutili infatti le ultime due vittorie contro Lecce e Brescia. Tra le promosse infatti anche la regina dell'Abruzzese, Tonino Martino.